Allora, ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Topic Counter. 3, 2, 1, via! Ieri siamo stati alla presentazione ufficiale di Final Fantasy 13-2. Questa è davvero una perla. Sì, questa è la Steelbox Edition che si può avere solamente tramite il pre-order. Pezione che facciamo Lighting vedere in copertina e dietro il logo del gioco, tutto non male, molto black, e questa fascetta che copre per fare scena. Il CD non c'è perché è già dentro l'Xbox. Che cosa contiene la Steelbox? Ci sono dentro queste fantastiche, com'è che si chiamano precisamente? C'è scritto le litografie del gioco con Lightning e i vari protagonisti. Lightning. Vabbè, altra gente che combatte. Ancora Lightning. Un libretto che collega l'episodio 13 all'episodio 13-2, scritto da Jun Ishima, un grande scrittore giapponese. Molto figo, in italiano. Ok. Una storiellina giusto per iniziare la storia. E poi c'è questo per il download, figo. Che il download consente di un nuovo mostro da reclutare. Che non è un semplice non mostro. Non è un semplice mostro, ma è Omega. E lo si può utilizzare. Ve lo riveleremo. Spiegheremo meglio dopo. Lo spieghiamo poi. Costumi aggiuntivi per i due protagonisti. Che sono Sarah. La sorellina di Lightning. No, è un nuovo personaggio. Con questo. Allora, facciamo un intro a quello che è il discorso su Final Fantasy XIII-2. La Square Enix ha recepito quelle che sono state le critiche dei parecchi giocatori classici di Final Fantasy rispetto a 13, che aveva delle grosse differenze rispetto ai titoli precedenti. E quindi la mappa era più o meno pilotata, o facevi quel percorso o non facevi niente. Il sistema di combattimento era diverso, c'erano tante cose diverse. Non rinnega il gioco Square Enix, ma si è messa in gioco, questa è una cosa molto figa per mezzo delle sue dimensioni, facendo uscire questo titolo. Ha portato migliorie generali nelle pecche del precedente numero, seguendo i consigli degli utenti. Quindi è una cosa molto piacevole. La trovo una cosa figa, come dicevo prima. Quindi ci sono molte differenze rispetto al titolo precedente. È un seguito della storia, ma più che un seguito io lo definirei un approfondimento. La storia comincia 3 anni dopo la fine del primo. Quindi con la distruzione di Cocoon, tutto quello che è successo alla fine del 13. Quindi cosa succede? Le parti si invertono. Nel 13 Lightning cercava Sera, invece all'inizio del 13-2 Lightning si scopre che è scomparsa, non si capisce dove, ma si capisce, i protagonisti non lo sanno, ma in realtà è in questo Valhalla, dove lei è una sorta di Valchiria molto fantasy. È diventata praticamente la regina delle guerriere in questa dimensione parallela. Super cazzo blinda. E quindi significa che sì, in questo Final Fantasy si parla anche di multiverso. Sera è la nuova protagonista che deve cercare sua sorella maggiore, accompagnata da questo ragazzo venuto dal futuro che si chiama Noel, che ha questo abito molto Kingdom Hearts, questa faccia molto Squall. Sì, è un personaggio familiare. Preso da un po' di classiciumi. Noi il gioco, la presentazione l'abbiamo provato per PS3, mentre in casalingo giocheremo per Xbox. Infatti già acceso il loginino. Quali sono le differenze di Final Fantasy 13? Cosa c'è di buono, cosa c'è di negativo? Prima di tutto, free roaming a manetta. Già, qua quindi vai a ricercare i vari oggetti, ti puoi disperdere nella mappa e non c'è il semplice percorso, ma spazi più aperti con più opzioni. Si può fare quello che si faceva nei vecchi, quindi perdersi totalmente in ambientazioni molto vaste, ma la cosa figa di questo gioco è che, siccome la critica è stata nel 13, non c'è free roaming qua proprio, sono scervellati a mio parere, non ci sarà un free roaming solo nello spazio, ma anche nel tempo, nel senso che le ambientazioni si potranno esplorare in diverse ere. Passato, presente, futuro, anche perché noi, come abbiamo detto, viene da un futuro dove tutto è stato distrutto. E quindi niente, questa è la prima grossa differenza, free roaming a manetta, quindi si esplora, i nemici non sono già presenti ma appaiono, e si può provare a schivarli comunque, come nel 13 sono presenti sul campo, si può provare ad attaccarli prima, ad essere attaccati i nemici da loro. Alla presenza dei nemici ci sarà un campo che uscirà fuori dal tuo personaggio. Se in questo tuo campo di gioco ci sono presenti nemici, entro un limite di tempo loro ti verranno ad attaccare se tu non ti allontani, a meno che non gli fai un attacco preventivo. Esatto, quindi puoi avere l'opportunità di attaccare loro alla sprovvista, essere colto alla sprovvista sostanzialmente.
Dopodiché, altra grande novità, o meglio, grande ritorno è il Moguri. Mog, che ritorna come personaggio che in questo capitolo è arma di Sera. Non è una bambola e non si usa per le magie. No, non ma diventa arco o spada di Sera. Quindi è l'arma principale mutaforma ed è l'arma principale di Sera. Quindi grande ritorno del Moguri. Yeah. Altre novità, perché si può portare un mostro nel proprio team, come la Special Edition dice, perché i mostri si possono catturare e riutilizzare come non propri esper, ma si possono rievocare in battaglia, e noi non l'abbiamo ancora provato fisicamente, ma si può fare, quindi si potranno catturare stile Pokémon e poi riutilizzare mostri a caso, a manetta, nel proprio party. Non sappiamo ancora quanti personaggi effettivi ci siano che possiamo utilizzare oltre ai due protagonisti annunciati, che sono i due leader comunque che si possono scambiare. C'è ovviamente tutta la parte di costume del personaggio. Per il potenziamento c'è sempre il Crystallium, esatto, con vari potenziamenti divisi tra occultista, attaccante, sì, sentinella. Così come è rimasto, sì, il sistema di gioco di combattimento è rimasto praticamente invariato. Quindi se non vi piaceva prima è rimasto lo stesso, se vi è piaciuto invece bentornati. Sempre qua. Altra novità sono le scenette interattive, nel senso qua i vecchi di gli Final abituati, Fantasy, quelli che si guardano il video e stanno lì tranquilli. Invece la trovo una cosa figa, la maggior parte dei video hanno delle sequenze interattive in cui bisogna schiacciare dei bottoni prima di, a seconda di quello che si fa. C'è sempre un tempo limite molto veloce, quindi joystick in mano non lo si può più poggiare, fissi, si guarda e si deve interagire. Ta-ta-ta-ta, un po' come quando mi ricordo in Final Fantasy 8, particolarmente quando dovevi pompare attacco, che si chiamavano i Guardian Force, i GF, belle epoche, e il dito ti scoppiava. E l'unica, ecco, una delle cose invece che ci lascia un attimo in dubbio probabilmente su questo Final Fantasy, che ha c'è il Chocobo, cioè tutte le vecchie figate sono i state reinserite, sono stati messi. Esatto, però quello che ci lascia un attimo in dubbio è la trama del gioco, che non sembra avere uno spessore grosso come i titoli precedenti, proprio perché è proprio una sorta di espansione. È un po' dispersiva la trama di questo nuovo Final Fantasy, sì, diciamo. Al momento, poi magari per noi l'abbiamo finito. Per ora. Quindi trova Lightning, l'altro dice che il mondo verrà distrutto. Non ci sembra approfondita tanto come nei titoli precedenti. Mm. Anche il 13 comunque aveva una trama abbastanza complessa e spessa al suo interno. Infatti uno dei motivi per cui Square Enix si è giustificata rispetto alla sua linearità di gioco era proprio il motivo che dovevano far correre questa trama. Un percorso che ti faceva finire la storia senza dispersione. Ci hanno perso. Ma ora... Ma con questo titolo comunque vanno un po' a scusarsi con i con gli, sanno con i come farsi giocatori perdonare. E quindi questo mi sembra sia tutto su Final Fantasy 13. La grafica, meno male il comparto grafico è rimasto sempre quello ottimale, di altissima qualità, ma del 13 ovviamente questo non è un DLC, diciamo, è un'espansione, è un po' un approfondire quello che è il mondo di Final Fantasy 13, molto vasto, ma che secondo me i giocatori non hanno avuto a pieno il modo di apprezzare nel titolo precedente. Il percorso era quello, sapevi dove andavi a finire. Qua invece ci si frega, ci si può fregare da soli anche. Comunque, questo è Final Fantasy 13, quando lo provate fateci sapere cosa ne pensate, siamo sempre curiosi. Noi intanto ci bulliamo di questa fantastica coppia. Di te, ci siamo qua proprio che... Grazie mille per i 600 iscritti, come vi abbiamo già detto, sicuramente organizzeremo un giveaway di felicitazioni, non sappiamo ancora su cosa e su come. Vi ricordiamo, ci mettiamo a libera prostituzione libera dei fan, non c'è problema. Vi ricordiamo che c'è ancora una copia di quel gioco tanto malato che vi ruberà la vita, che si chiama Skyrim, che gira nel nostro canale, quindi qualcuno di voi prima o poi riuscirà a beccarla. Iscrivetevi qua sopra, commentate qua sotto e rimanete connessi con noi, perché abbiamo tante tante sorprese. Da Manuel ed Andrea, Topic Hunter, è tutto. Ciao!